Bene, in questo video vedremo velocemente come creare un corso e utilizzare al meglio una piattaforma di e-learning, in questo caso Atutor, che è uno dei LMS più usati insieme con Docebo e Moodle. È una piattaforma che è molto semplice da installare, come tutti i CMS. L'unica cosa è che quando si installa Tutor bisogna creare subito due utenti di amministrazione. Ovviamente con uno degli utenti di amministrazione, il principale permette di cambiare le caratteristiche più importanti di tutta la struttura, mentre il secondo utente permette di creare corsi oppure abilitare altri utenti a creare corsi, perché una cosa che viene fatta su Atutor è che qualunque nuovo utente può essere poi messo in condizione da parte di uno degli amministratori di diventare a sua volta creatore di corsi. In questo caso noi creeremo un corso invece utilizzando direttamente l'utente amministratore per velocizzare. Allora, come vedete, siamo entrati nella pannello di amministrazione della piattaforma. Le opzioni sono abbastanza numerose perché le funzionalità sono molte. Diciamo che nello specifico vi rimando alle istruzioni che poi vi mostrerò alla fine, che comunque si trovano in fondo qua, a questo link, in cui c'è un ottimo tutorial in testuale molto completo che affronta tutte le caratteristiche della piattaforma. Diciamo che in questo video voglio affrontare solo le cose più importanti. Allora, iniziamo subito con il dire che qui abbiamo nella piattaforma la possibilità di creare un nuovo corso e l'elenco ovviamente dei corsi che abbiamo già creato, in questo caso ce n'è uno soltanto. Di queste opzioni qui, forse quella che può essere più utile è quella del profilo, che permette di modificare le caratteristiche di questo utente che è un amministratore, con tanto di cambio di email, cambio di password, cambio di immagine. E diciamo che questa è la cosa più importante. Andiamo invece subito a vedere come si gestisce un corso già creato, oppure se ne crea uno, ma è la stessa cosa alla fine. Modificare un corso già esistente e crearne uno alla fine porta alle stesse problematiche. Quindi andiamo a affrontare subito il corso che già esiste per comodità. Il corso, quando viene realizzato, avrà una prima pagina diciamo, di ingresso e una serie di announcement, li chiama qui, cioè una serie di avvertimenti di testo, di altre cose che vengono messe nella pagina principale, diciamo, del corso. Qui abbiamo tutta una serie di opzioni che vengono date nella realizzazione del corso. Come potete vedere, abbiamo forum, glossario, la possibilità di gestire dei file all'interno del corso, il networking, il sitemap, che è la struttura del sito, la photo gallery, student tools e manage. Diciamo subito che il comando più importante è il manage, che permette di creare tutte le caratteristiche del corso che stiamo andando a gestire. Announcement, appunto, è la prima pagina in cui abbiamo la possibilità di mettere gli avvertimenti, gli avvisi, la prima cosa che si trovano gli studenti quando entrano ogni volta nel corso. Diciamo che l'assignment e il backup non sono molto utilizzabili, perché alla fine l'assignment è la possibilità di spostare dei file, il backup di salvare il corso, la chat più che altro forse è quella che, se uno gli dà la possibilità ai corsisti di utilizzarla, permette appunto ai corsisti di comunicare tra di loro in tempo reale. Uno dei primi comandi importanti è il content. Il content è il core praticamente del corso, perché permette di creare e di gestire le varie lezioni. Qui vediamo che, ovviamente, avendo già agito su content, vediamo le tre lezioni che già esistono su questo corso, che poi rivediamo anche richiamate qua. E la gestione di queste pagine è abbastanza semplice, perché si tratta semplicemente di pagine che possono essere gestite con un editor di testo. Andiamo a vederne una a caso. Vedete che qui abbiamo la possibilità di vederla in varie maniere. In questo caso abbiamo scelto HTML, quindi la Visual Editor, quindi come fosse una pagina di Word. Abbiamo del testo, una spiegazione, un video che qui non ci fa vedere, ma in front-end si vede. E se andiamo sotto, quindi qui abbiamo una serie di opzioni, qui non si vede, ma si vede nell'opzione Test and Surveys. In questa pagina esiste la possibilità, attivata tramite questo testo, di fare un questionario che si chiama Esame di sintassi di PHP. Ogni volta che facciamo delle modifiche, qui ci sono altre cose, ma non le sto a vedere adesso perché sennò faremo troppo lungo. Una volta che facciamo delle modifiche, dobbiamo salvare e scegliere di chiudere dopo che abbiamo salvato. In questo caso, però, modifiche non le ho fatte, quindi torno direttamente su Manage.
e continuo l'excursus. Course mail ha la possibilità di mandare mail ai corsisti. Course tools sono le. Qui ho fatto partire per sbaglio, il tutor. Course tools sono praticamente gli strumenti che vengono dati a disposizione degli studenti che gestiscono il corso e dove questi strumenti sono mostrati. Diciamo che qui vediamo che ce ne sono sette, la fotogallery, la sitemap, lo storaggio, i forum, e sono tutti messi nel pannello di navigazione principale, che è questo qua. E quindi vengono dati a disposizione anche al corsista. Potevano anche essere messi come icone grandi nella home page del corso, semplicemente attivando o disattivando questi pulsanti e scegliendone anche altri. Ovviamente qui la scelta di quali moduli mostrare, dove mostrarli, cioè se nella home, nella barra di navigazione o entrambi, eccetera, è una scelta che viene dettata dall'utilità diciamo, dell'amministratore, cosa che l'amministratore pensa sarà più utile per la navigazione degli studenti. Torniamo nel manage. Un comando simile a quello che abbiamo visto adesso è il side menu, che è qui a destra, che invece ci permette di gestire quello che viene presentato nella colonna di destra o di sinistra, dipende in che pennello siamo nel corso, come una serie di strumenti. Anche questo, in questo caso ne ho scelti alcuni, potrei cambiarli, potrei spostarli, vedete qui posso scegliere altre cose, ma non voglio andare a cambiare nulla. E vediamo che abbiamo la navigazione, sicuramente il content navigation è importante perché ci fa capire dove siamo. Poi ci sono altri strumenti, il search, eccetera, che il glossario, i sondaggi, eccetera, che i forum, i post del forum, eccetera, che dipende quanto vengono usati, dipende dal corso, eccetera, se mostrarli oppure no. L'enrollment è abbastanza importante perché permette di abilitare gli studenti al corso. Qui vediamo che in questo corso ci sono quattro studenti abilitati. Il modo in cui uno studente si può iscrivere al corso è di due tipi: o si iscrive direttamente arrivando nel corso e iscrivendosi, facendo il register e chiedendo ovviamente di essere abilitato, e poi se il corso, come deve essere, è privato, ci sarà ovviamente un amministratore che dovrà permettere allo studente di essere iscritto, oppure se si deve far partire delle classi, una cosa secondo me utile è quella di non aspettare che ogni studente si iscriva, ma creare con create course list un elenco, diciamo, degli studenti, segnando loro la loro email. Una volta che l'elenco è stato creato, si fa add to course list, e questo permette ad ogni studente di ricevere nella propria email il proprio username e la password per entrare nel corso, ed è abilitato senza tanti giri, cioè tanti rischi che magari lo studente si perda in questo passaggio del corso. Dicevamo del external tools, la possibilità di mettere degli strumenti esterni, adesso non è così importante. File manager permette di gestire i file che vengono abbinati nelle singole pagine, non so, PDF e altre cose che possono essere utili caricare e mettere come link interni al corso, non esterni. Forum, abbiamo visto che è una possibilità di far comunicare tra i vari corsisti. Ovviamente già ne esiste uno qui posso crearlo ex novo, ma già ne esiste uno, forum generico, posso crearne uno. Il forum è quello classico di poter far comunicare su una tematica i vari studenti o anche insegnanti, studenti, eccetera. Glossario è un vocabolario interno che può essere popolato quanto si vuole di vari termini che possono essere più utili per gli studenti. Gradebook è uno strumento che permette di raccogliere, se serve, tutti i risultati dei vari test che vengono fatti per ogni studente e a sommare insieme praticamente i risultati, creando diciamo un voto finale di quelli che sono i test che sono stati realizzati, se si vuol fare. Io ho visto che non sempre viene sfruttata questa cosa nelle FAD che ho frequentato, quindi può essere utile, volendo essere più pignoli, diciamo, nella gestione di quello che è il lavoro degli studenti. Il gruppo permette di raggruppare gli studenti secondo alcune caratteristiche. Non l'ho mai visto usare, sinceramente. Può essere utile quando gli studenti sono veramente tanti. Pulse sono uno strumento di monitoraggio, diciamo, di quelli che sono i gusti o di altre caratteristiche degli studenti, quindi permette di fare delle domande a cui gli studenti possono rispondere. In questo caso, vedete, la domanda è molto semplice, se la lezione è piaciuta oppure no.
eccetera. Properties è abbastanza importante perché permette di andare ad agire su quelle che sono le caratteristiche del corso, caratteristiche che vengono date quando si crea il corso ex novo, ma magari si decide di cambiare qualcosa, non so, il titolo, la descrizione o soprattutto quello che è importante, la possibilità di accedere al corso. A parte che esistono delle categorie, si può catalogare il corso in una categoria piuttosto che in nessuna, eccetera, ma più importante è vedere se il corso, per esempio, è pubblico, cioè è aperto a tutti, è protetto, cioè può essere accessibile solo ad alcune persone, che di solito è quello che viene fatto con le FAD, cioè chi si è loggato, chi si è registrato ed è stato approvato diventa poi studente del corso. E poi ci sono altre caratteristiche, cioè da quando a quando il corso è disponibile, una breve descrizione, eccetera. Queste sono le caratteristiche che si trovano anche quando appunto viene creato il corso. Se uno non le mette subito o le vuole cambiare, può agire su questa funzionalità qua. Qui abbiamo l'immagine legata al corso, qui non è stata caricata, non so perché, ma posso scegliere qualunque altra cosa. Adesso non sto a vedere, insomma, ecco, salvo, ma non era importante. E questo per quanto riguarda, abbiamo detto, le proprietà del corso. Poi, ovviamente, si può cancellare, si può gestire gli accessi, eccetera. Reading list non è molto importante, io lo salterei. Le statistiche ci dicono un po' di caratteristiche di quello che hanno fatto gli studenti, cioè se hanno avuto accesso oppure no al corso, quante volte, eccetera. Student tools l'abbiamo visto prima. L'ultima opzione, che è abbastanza importante ed è un pochettino più complessa da gestire, è quella dei test. I test hanno due passaggi per essere realizzati, non facciamoci come dire, fuorviare dalla possibilità di caricarli dal proprio computer, perché penso che sia più facile invece crearli direttamente qui sulla piattaforma. I test sono una serie di domande con delle risposte giuste o non aperte, perché non potrebbe il computer riuscire potrebbe riuscire a distinguere quelle giuste da quelle sbagliate, ma c'è una serie di domande con diversi tipi di come dire, controllo della verificabilità della correttezza o meno della domanda. E il meccanismo qual è? Prima bisogna creare un test, quindi dobbiamo creare un test, che chiameremo test numero 3 in questo caso. Faccio vedere perché è un po' più complicato, con ovviamente una descrizione del test stesso. E con delle caratteristiche, ad esempio, qui ci dice quante volte lo studente può fare il test prima che non gli sia più permesso. In questo caso, ho messo 3. Se vogliamo mettere il link nella pagina principale, direi di no. Se può essere accesso, ci può essere un accesso per gli anonimi, no. Per gli ospiti, no. Tutte le domande in una pagina, sì. Vuoi mettere le risposte quando lo studente ha sbagliato il test? No, in questo caso. E poi c'è la possibilità di mettere, di capire, cioè di qual è il limite per riconoscere che lo studente ha passato il test oppure no. Se mettiamo in percentuale, ovviamente mettiamo che sono il 60%, 70% delle risposte giuste, ovviamente il test verrà passato se viene rispettata questa percentuale. Oppure possiamo mettere un punteggio, in quel caso siamo costretti poi a mettere ad ogni domanda però un punto associato, un tot punti associati. Poi esiste un messaggio di passaggio del test che può essere più o meno complesso, adesso per amor di brevità metto solo due parole. Quando viene dato il risultato, io metto direi dopo che il test è stato fatto. Le domande a caso no, io metterei fisse per adesso. E qui ci sono i tempi in cui il test sarà disponibile, diciamo. Quindi si può mettere anche un tempo limite, e questo verrà studiato nel momento in cui si crea il corso, magari perché un test deve essere realizzato in particolari giornate, entro particolari giornate. E qui magari se il test è particolarmente complesso si può scrivere un pochettino come si deve affrontare il test. A questo punto noi abbiamo creato il test, diciamo, che è questo qui, però il test è vuoto. Che dobbiamo popolarlo, come si dice in gergo, con le domande con cui vogliamo appunto popolarlo. Per popolare il test, noi dobbiamo andare su. Dobbiamo prima di tutto creare le domande se non ci sono. Le domande vengono create nella sezione Question Bank. Ora, le domande già ci sarebbero perché ce ne sono parecchie. Se vedete qui ci abbiamo almeno due, tre gruppi di domande. Vediamo però come si crea una domanda, giusto perché è la cosa forse un po' più
macchinosa quasi. Abbiamo una serie di possibilità di come creare la domanda, cioè possiamo fare domande vere o false, oppure risposte multiple, eccetera. Prendiamo adesso, poi nello specifico cosa vogliono dire le singole parole, vi rimando al tutor. Quello che magari è un po' macchinoso è questo, cioè come realizzare, come popolare il test. Quindi faccio vedere come creare una domanda, in questo caso ho scelto domanda multipla, la metto nella categoria lezione 1, che questo serve solo per comodità per poi ritrovarla, metto una domanda molto semplice, giusto perché per far vedere come funziona, non per altro. Metto delle risposte a caso, giusto per sempre, ecco, ok. Ovviamente devo scegliere qual è la risposta giusta, devo dire al computer qual è la risposta giusta, e a questo punto vado a salvare una domanda. Ho creato una domanda nuova, ha funzionato, come vedete qui, mi dice che ha funzionato. E a questo punto che ho la domanda in più, e ne ho anche altre, quindi se dovessi crearne 10, le avrei create 10 adesso per velocità, posso tornare su test survice, mi vado a prendere il mio test che è questo, e premo su questions e su question vado su add questions. Sono su questo nuovo test che si chiama test 3. Vado su add questions e troverò, io me lo cerco nell'1 perché ce n'è di tutti i tipi, ma lo cerco solo nell'1, vedete la sezione 1. Questo serve per filtrare quando le domande dovessero essere tante, di modo da trovare solo quelle che mi servono. Ecco, queste due qui mi vado ad aggiungere, le aggiungo al test, le ho aggiunte. Posso anche dare un punteggio, ma non serve perché ho deciso di dare un punteggio in percentuale, quindi. Però va bene. In questo modo adesso io so che il test è stato popolato, infatti so che è stato popolato. So che è stato popolato, lo vedo anche dal fatto che adesso però lo dovrei rendere visibile nel corso. Per renderlo visibile nel corso vado in una pagina, una lezione in cui penso di voler mettere questo test. Per comodità lo metto nella prima, che è l'unica che adesso non ha un test, solo per comodità. Allora, questa qui è la prima lezione. Io le metto attraverso questo pulsante qui, aggiungo il test che è questo qua. Il testo a cui associo il testo è questo, file test metto, giusto perché se no. E ovviamente salvo e chiudo. E a questo punto io ho messo il test qua. Quindi ho attivato il test che funziona. Se ci provo ad andare, vedrò quello che vedranno anche gli studenti, cioè la descrizione e tutto quanto. Se vado su Begin, mi dà appunto il testo con tutte le domande in un'unica pagina. Ecco qua, ovviamente, che due volte devo cliccare. Mi presenta il test, appunto, siamo a posto. Ecco, queste sono le caratteristiche fondamentali di A-Tutor. Come vi ho detto, per una visione più puntuale della piattaforma c'è il manuale in fondo con tutte le istruzioni molto più dettagliate, insomma, quindi quando si sanno cosa vogliono dire i vari capitoli, poi uno può andare a vedere più nello specifico la singola voce, per esempio, cosa sono i gruppi, come vi dicevo, questo purtroppo è in inglese, ma i gruppi sono la possibilità per l'istruttore di raggruppare i vari studenti, eccetera, eccetera, e così via, insomma, come si cancella un corso, eccetera. Bene, questo è il corso, vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video.